sono d'accordo sul fatto che meritavamo di vincere, sono meno d'accordo sul fatto che abbiamo lasciato troppo iniziativa agli avversari perché hanno avuto 10 minuti di pressione in cui hanno fatto gol e l'unica conclusione che hanno fatto col tiro in porta. Quindi sì, meritavamo qualcosa di più e purtroppo abbiamo subito gol forse nell'unica occasione che... ma così il calcio, accettiamo il verdetto del campo, mi dispiace, continuiamo a lavorare, continuiamo a cercare di migliorare ogni volta e sono molto contento della partita, delle risposte che ho avuto dalla squadra. Peccato non aver vinto, dispiace, però devo dire che giocavamo contro una squadra forte, che la temevo un po' prima di oggi, perché è una squadra che ha dato fastidio a tante squadre e non era facile venire qui e controllare la partita, dominare il gioco per lunghi tratti, quindi sono molto contento. Quindi avevamo un avversario comunque aggressivo, tecnico e quei 20 minuti secondo me sono dipesi molto dal fatto che non siamo riusciti a trovare il secondo gol. Infatti lì dobbiamo migliorare, perché quando siamo in partita così, che controlliamo il gioco, che riusciamo a sviluppare, dobbiamo assolutamente trovare il secondo gol, perché poi un'azione a volte si concede. Chiedere di essere perfetti non è sempre semplice, soprattutto in questi campi. Quindi sappiamo che quell'aspetto va migliorato, cercheremo di fare meglio, quello è sicuro, quello è il dubbio. Però rimane il fatto della bella partita e della grande risposta che ho avuto da parte dei ragazzi. Avevamo bisogno di un giocatore che portasse pressione alla squadra avversaria e poi ritenevo che Francesco poteva darci quel supporto in fase di pressing. E poteva darci soluzioni su palla inattiva. Quindi no, non sono no, perché poi alla fine loro ci hanno tirato una volta in porta, quindi rifarei il cambio. Sono contento che abbiamo finito la partita con 5 giovani in campo, quindi ho avuto molte risposte positive. Siamo un po' indietro nel processo di finalizzazione, bisogna migliorare, gli attaccanti devono migliorare, in dubbio. E io in quanto tecnico non sto qua per giudicare, ci manca qualcosa, quello si farà in separata sede, in discorsi diversi. Io sono qui per far crescere i ragazzi che abbiamo, Lorenzo, Pinzauti, Bonino, Gerbi, Eric. E quindi il mio approccio sta lì, a cercare di migliorare i ragazzi che ho. Ho avuto delle risposte eccezionali, fantastiche dalla squadra. E credo che si siano viste, non l'ho avute solo io. Significa che abbiamo trovato un bel equilibrio a livello emotivo, a livello di spogliatoio. Non abbiamo passato un momento difficile noi, perché, come ho detto ieri in conferenza a Walter, è tutto un discorso di aspettative. Se ci aspettiamo che questa squadra debba essere prima in classifica, allora è normale pensare che questo sia un momento un po' difficile, ma per noi non è così. Sappiamo che dobbiamo crescere perché tanti giocatori magari sono indietro e devono crescere, ma quella è la nostra stagione.